cedere la fascia a Miss 6 giorni delle rose 2017. La vince Anastasia Slobodian. Complimenti Anastasia. Credo sia anche la Miss 6 giorni più alta, almeno delle ultime edizioni. Sembrerebbe di sì. Ed ecco qui il passaggio di consegne. E complimenti a tutte le ragazze che hanno partecipato al concorso. Chiedo alle ragazze di fare 6 giorni di Fiorenzuola delle Rose, 20ª edizione, bellissime gare, bellissime ragazze, perché c'è il concorso, abbiamo qui 5 ragazze fasciate, le presentiamo. Tu? Mi chiamo Mara Forastiero e vengo da Parma. Com'è stata questa esperienza? È stata molto bella, è il secondo anno che lo faccio e mi sono sempre trovata molto bene. La tua fascia? È Miss 6 giorni delle Rose Fashion. Complimenti. Grazie. Proseguiamo nella carrellata. Io sono Paola Tumiati, vengo da Piacenza. È il secondo anno anche per me che faccio questa esperienza ed è molto bella e anche molto impegnativa. Benissimo, grazie, complimenti. Un'altra ragazza fasciata, raccontaci qualcosa di te. Mi chiamo Alessia Meles, ho 19 anni e vengo da Piacenza. Benissimo, com'è stata la tua esperienza? Come vi siete trovate in questo contesto molto particolare? La mia è stata la prima esperienza e comunque è stata abbastanza, diciamo, forte come impatto, però assolutamente la rifarei. Direi che è andata molto bene, sì. Complimenti, grazie. Bene, passiamo a un'altra ragazza vincitrice di una fascia, tu sei? Io sono Alicia Valentini, ho 19 anni e vengo da Parma e anche per me è il secondo anno che faccio queste esperienze, sempre molto bella e interessante. Il pubblico vi ha applaudito tanto, è stato bello? Sì, molto bello. Ok, grazie anche a te. Proseguiamo questa splendida carrellata con... Mi chiamo Carlotta Schiavi e vengo da Piacenza. Ha vinto anche lei una fascia, eh? C'era solo una perché c'è stato un pari merito, ma anche lei è fasciata. Sì, con Paola. E questo è il primo anno per me e sono molto contenta di aver partecipato perché credo che sia un'esperienza da provare e consiglio a tutti. E... quindi iscrivetevi. Sì, esatto. E sono molto contenta e sicuramente se avrò l'opportunità ripeterò questa esperienza. Ed ora siamo con la vincitrice assoluta del concorso, Miss 6 giorni delle Rose 2017. Raccontaci, dici il tuo nome e cognome e da dove vieni. Allora, mi chiamo Anastasia Slobodian, vengo da Reggio Emilia e ho 18 anni. E questa per me è la prima esperienza, non ho mai provato e l'emozione c'è molta anche. Però è stata una bellissima esperienza, poi conclusa con la fascia più importante, tanti applausi dal pubblico, ora anche due chiacchiere con la TV. Adesso inizia un'annata importante, insomma, con un titolo di grande rilievo. Esatto, l'anno prossimo ci rivedremo ancora. Allora ringraziamo Anastasia, salutiamo tutte le ragazze del concorso di Miss 6 giorni delle Rose 2017 e arrivederci alla prossima edizione.